rappresento, sono qua a parlare per il Forum Futuro Arsenale, che come sapete è un ombrello di associazioni che hanno a cuore il futuro dell'arsenale. I temi legati all'arsenale sono gli stessi che avete detto voi, cioè questo della residenzialità, cosa vuol dire? Vuol dire non solo avere una casa, vuol dire anche avere un lavoro, vuol dire avere i servizi, sono tutte cose che vanno legate assieme. Per noi l'arsenale potrebbe essere una delle ultime occasioni per promuovere a Venezia un lavoro che sia di qualità. Innanzitutto siamo molto preoccupati per le attenzioni che a più riprese ci sono state sull'arsenale, ovviamente di sfruttamento ad uso turistico, ed è quello contro il quale noi ci stiamo battendo. Non vorremmo mica che diventi l'arsenale il terminal, un altro terminal turistico. Qualcosa di cui si è detto, l'attuale amministrazione ha deciso di mettere la questione in stand-by. Non ci sono soldi, per cui per ora non si fa niente, si continua ad affittare a pezzi l'arsenale, facendo poi molti soldi, ma quanti è sempre difficile, se non impossibile, saperlo. Allora, il futuro arsenale vuole che la nostra associazione, che all'arsenale si creino occasioni di lavoro che siano qualificanti, che siano anche un rilancio dei mestieri che ci hanno sempre caratterizzato, che siano congruenti alla sua natura anche monumentale, che sta tra l'acqua e la terra. Ma soprattutto si batte a che non ci sia un progetto, non siamo in attesa del progetto grande, unitario, salvifico che costerà 500 milioni di euro e che non ci sono. Noi proponiamo un processo. Se oggi c'è spazio per insediare attività produttive, piccole, poche, noi le abbiamo studiate, lo sapete, partiamo e un po' alla volta la cosa può crescere, no? Appunto la storia dei bilanci l'ho detta, la residenzialità l'ho detta, c'è un patrimonio di barche storiche che adesso è senza casa, una volta erano fino a pochi mesi fa ospitati a Forte Marghera, sono stati sfrattati, non sanno più dove mettere e collocare questo patrimonio importante di barche antiche e storiche. Potrebbero essere ospitate là, ma non c'è risposta in merito, nessuno sa niente. Io come privato cittadino, ma anche aderente a varie associazioni, ho l'impressione che il vero nodo sia quello della gestione del flusso turistico. Non c'è poco da fare, se non si comincia da lì, tutti i nostri grandi problemi, le grandi navi, cioè, non troveranno risposta perché gli appetiti sono troppo, anzi, cioè, sono famelici su Venezia finché non c'è una regolamentazione. Poi si potrà dire, ma chi regolamenta? Per cui non so, butto lì, lancio questo grande sasso. Perché non parlare anche di referendum di separazione Venezia Mestre? È un grande Sì. tema, calmi, lo so, però No, siamo come capaci. dire, Non come potremo ritornare ad essere protagonisti della gestione dei Bravo. nostri problemi? Tutto qua. Da parte di Genda Mosto, che è fondatrice di We Are Here Venice. Lei mi ha chiesto di spendere due parole su quello che fa lei. La sua associazione è una finestra, diciamo così, tra Venezia, i problemi dei suoi residenti e il resto del mondo. E lei si batte che le informazioni su Venezia siano diffuse nel modo corretto ed è, sì, è molto attiva in questo senso qua.
Anzi, spesso lei mi mostra quello che scrivono dall'estero su di noi e i quali non capiscono, non si capacitino come mai Venezia si trova a questo punto. Devo dire che forse neanche noi riusciamo a capire come mai. Ma tant'è, ecco, come dire, il resto del mondo è con noi. Forse noi non siamo ancora stati capaci di sfruttare questo grande sostegno. E anche Gelda Mosto sì, e la sua associazione sì, sta spendendo sulla questione delle maxi navi e sulla questione dei canali da scavare. Jay peraltro è una scienziata ambientale, quindi sa bene che ogni nuovo scavo porta un disequilibrio praticamente insanabile per l'ecosistema lagunare, quindi chiaramente è una questione che la tocca molto. Niente. La battaglia contro l'alta abbiamo vinto insieme, come ricorderete, la coalizione che ritrovate oggi, forse addirittura sulle persone in più, se c'è da fare una battaglia sul Mediterraneo ci saremo, in tutte le sedi, osservazioni, via e discorrendo. Grazie per aver portato anche l'attenzione di Jamie. Giovanni Battista.